Amir è un bambino di 6 anni, vive a Kabul in Afghanistan, un posto dove c'è la guerra e tutti sono poveri. I bambini giocano tra le macerie della città. Amir aiuta la sua mamma nei lavori di casa. Per favore, Amir, vai a prendere l'acqua al pozzo. Sì, va bene, mamma. Lungo la strada Amir incontra alcuni amici. Ciao Amir, vieni a giocare? No, non posso, devo andare al pozzo a prendere l'acqua. Vengo tra un po', a dopo. Ciao Amir, a dopo. Ad un certo punto Amir decide di cambiare strada. Devo fare presto a prendere l'acqua al pozzo. Passerò per i campi, così potrò andare prima dei miei amici. Amir, passando nei campi, vede un oggetto colorato. Oh, cosa sarà? Sembra un giocattolo. Gli darò un calcetto, vediamo cos'è. Ma dove è finito Amir? Andiamo a casa sua. Signora, Amir è in casa? No, non è ancora tornato dal pozzo. Inizio a preoccuparmi. Andiamolo a cercare. Sarà successo qualcosa? Aiuto! Mio figlio è saltato su una mina! Ferma! Mamma mia! È vivo? Cos'è successo? Mio figlio! Mio figlio! Portateci all'ospedale di emergency, vi prego! Ok, salite! Vi porto subito! Aiuto! Fatelo entrare! Calma! Ora vengo con la barella! Forza! Resisti, Amir! Non morire! Dopo un mese, Amir ha conosciuto gli altri pazienti. Ciao, come state, ragazzi? Bene, bene, mi sto abituando. Amir, come hai perso la gamba? È esplosa una mina e me l'ha fatta saltare. Ah, davvero? A me è successo con il braccio. Ah, ora ho capito cosa farò da grande. Diventerò un dottore di emergency, perché ho visto come sono bravi e hanno un bel rapporto con i pazienti. Il desiderio di Amir si è avverato. Ora lavora per Emergency ed è fiero del suo lavoro.